Buongiornissimo ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel terzo tempo dove andremo ad analizzare in maniera abbastanza generale le partite che ci sono state nel weekend, in particolare in questo caso si parlerà della Premier. Ci sarà quindi per tutto l'anno della Premier, un episodio sulla Premier League e un episodio sulla Serie A e ovviamente quando inizierà la Serie A. Detto questo ragazzi, iniziamo subito, ma prima sigla! Ah, ragazzi, la prima partita, la partita inaugurale della Premier League 2018-2019 è stata quella tra Manchester United e Leicester, che è finita 2-1 in favore dei Reds. Allora, diciamo che è stata secondo me una bella partita, nel senso che è stata una partita abbastanza combattuta. Subito c'è stato questo rigore che poi ha realizzato Pogba. Il Leicester comunque ha continuato ad attaccare, secondo me ha dimostrato comunque di essere una squadra abbastanza ostica, che non lascerà niente a nessuno, perché nonostante tantissimi nuovi innesti, in generale riesce a trovare già una sua identità, crescerà secondo me nel tempo e secondo me, devo essere sincero, ha fatto una partita migliore del Manchester United. Ha avuto molte più occasioni, ha provato a essere più pericolosa e più concreta, però purtroppo alla fine il divario qualitativo si è visto, nel senso che il Manchester United ovviamente è una squadra più forte secondo me dal punto di vista appunto qualitativo rispetto al Leicester. E poi ovviamente c'è Shaw che si inventa un grandissimo gol, un gol veramente bello, totalmente a caso perché voleva metterla in mezzo, però gli è uscito fuori un gran numero e è riuscito poi a battere Schmeichel e alla fine il gol di Vardy in realtà è stato semplicemente il gol della bandiera che ormai non serviva più a niente a nessuno, però ho visto comunque un buon Leicester che secondo me non deluderà durante la stagione, può fare una buona stagione e non ovviamente ad andare a insidiare non so qualche posizione per la Champions, però comunque nemmeno ovviamente il trionfo storico che ha avuto qualche anno fa, però in generale potrà fare una buona stagione degna di nota da metà classifica. E la seconda partita è stata Newcastle-Tottenham, avevo già fatto un video molto breve per parlarne velocemente, però in qualsiasi caso avrei detto Newcastle, che ha fatto secondo me una buona partita, secondo me ha fatto meglio del Tottenham, però comunque il Tottenham anche qui qualitativamente era superiore e il Tottenham comunque andava considerato che molti giocatori non erano in grandissima forma perché tornati da molto poco con le nazionali, è un problema che in realtà iniziando così presto colpisce quasi tutte le squadre top, quindi è chiaro che per vederle giocare bene e comunque essere più concrete, essere più pericolose, bisognerà aspettare, secondo me, ancora almeno un mesetto, almeno dalla terza, quarta giornata potremo iniziare a vedere le vere squadre top della Premier League. Comunque, in qualsiasi caso, Tottenham, che nonostante ciò è riuscito a vincere una partita difficile perché Newcastle li ha comunque messi sotto, ci ha provato, è stata fortunata, secondo me, a ritrovare subito il vantaggio dopo il pareggio del Newcastle, di modo appunto da mettere le cose in chiaro e non rischiare poi di arrivare con l'acqua alla gola alla fine, anche perché la tenuta fisica era un po' un'incognita, nel senso che chissà se il Tottenham fosse riuscito a rimanere in un buono stato di forma per tutta la partita. E quindi, insomma, è stato abbastanza fortunato, secondo me Newcastle che ha preso oltretutto un palo, una traversa se non sbaglio, quindi è andata molto bene, però sono 3 punti secondo me d'oro e un'occasione molto persa per il Newcastle che poteva provare ecco, a fare punti in una giornata come questa. La terza partita è stata Huddersfield-Chelsea. L'Huddersfield che diciamo che non aveva nulla da raccontare a questa partita, nonostante avesse un tifo molto caloroso, comunque una partita di casa importante, Chelsea che si è dimostrato secondo me nettamente superiore. Ho guardato un po' come giocava il Chelsea e ha mostrato effettivamente secondo me qualcosina del calcio di Sarri, nel senso un gioco abbastanza, era un gioco però basato molto sul palla a terra, non so, nei primi 10 minuti ha tenuto palla tipo 8 minuti in difesa a fare i passaggi, però dovrebbero un po' velocizzare il gioco, però comunque considerando che non è neanche un mese che Sarri è diventato allenatore del Chelsea, direi che comunque l'impronta già un po' si vede e soprattutto il divario tecnico fra le due squadre era immenso. Secondo me il Chelsea potrebbe essere veramente una sorpresa positiva rispetto ovviamente all'anno scorso che è arrivata quinta, fare molto molto meglio e arrivando anche secondo me in terza posizione, quarta posizione, poi avevo fatto la classifica, l'avevo messo all'intorno, però in qualsiasi caso Chelsea che qualitativamente c'è perché dobbiamo considerare che non aveva neanche Eden Hazard che è entrato a un quarto d'ora dalla fine e ha completamente ammazzato la partita perché è un giocatore devastante, però in generale anche Pedro ha fatto una buona partita, William, l'unico che forse non mi ha convinto tantissimo era Morata che ha fatto tanto lavoro di spalla alla porta, però a livello di
di concretezza là davanti non è stato poi così efficace secondo me. Però in qualsiasi caso è una buona squadra, c'ha un Kanté favoloso, c'ha Jorginho che ti sa gestire bene la palla, sa impostare, sa fare, è proprio un giocatore perfetto per il gioco di Sarri. In fase difensiva mi ha un po' sorpreso David Luiz, che comunque non ha fatto una brutta partita nonostante fosse stato messo ai margini del progetto Chelsea da Conte, però comunque secondo me ha fatto una buona prestazione e potrà essere effettivamente un pilastro della difesa del Chelsea. E vorrei però dire una cosa molto importante, vi do due giocatori se doveste fare l'Euro Lega, cioè scusate il fantacalcio europeo, non mi ricordo adesso come si chiama, Kanté e Rudiger. Ragazzi, Rudiger sarà secondo me il Koulibaly del Napoli nel Chelsea, e Kanté sarà secondo me devastante perché si inserirà come un maiale e probabilmente farà diversi gol, ha segnato anche l'altro giorno e secondo me continuerà a essere pericoloso tutto l'anno. E la partita successiva invece è il Bournemouth contro il Cardiff, che ha vinto 2-0. Diciamo che secondo me era la partita fra le cenerentole del campionato, nel senso che veramente tutte e due dal punto di vista qualitativo non sono un granché, ma il Cardiff è anche peggio, nel senso che è veramente scarso, è proprio scarso dal punto di vista difensivo, ha preso due gol identici per errori loro, nel senso per palloni persi da loro in difesa, quindi sono due squadre che secondo me, soprattutto il Cardiff, avranno poco da raccontare a questa Premier, però ovviamente partire con una vittoria per il Bournemouth può essere importante, ma non lo so, sinceramente secondo me davvero non so come riusciranno a rimanere nella Premier League, vedremo effettivamente se ci riusciranno. L'altra partita è stata Watford contro il Brighton, che ha vinto 2-0 il Watford. Diciamo che questa qui secondo me è stata già un po' più una sorpresa, ha fatto un gran gol Pereira, ha fatto doppietta Pereira, però il primo è stato un gran gol comunque su uno schema su calcio d'angolo molto bello, molto organizzato, e mi è piaciuto veramente tanto. Il Watford è secondo me onestamente una sorpresa, io ritenevo che fosse una squadra da retrocessione, però comunque ho visto che ha giocato benino, il Brighton non era ancora secondo me nel massimo stato di forma, può migliorare perché non ha una brutta squadra, però l'ho vista male dal punto di vista difensivo, può secondo me crescere durante la stagione, però comunque il Watford ha fatto bene approfittarne giocando comunque in maniera discreta, in maniera comunque buona, quindi nel senso dimostrando che le palle ce l'hanno e che sono hanno dei buoni giocatori, ecco. Poi nei singoli indubbiamente qualche giocatore buono ce l'hanno, non so se poi nel lungo andare riusciranno a confermarsi, però l'impressione che mi hanno fatto onestamente è una buona impressione. La partita successiva invece è stata il Fulham contro il Crystal Palace, che sinceramente non ho visto, quindi non ve ne sto a parlare più di tanto, però comunque secondo me sono due squadre che qualitativamente si equivalgono, e quindi diciamo che il Fulham deve ancora secondo me ambientarsi nella Premier League, ha fatto tanti acquisti, dovrà riuscire a amalgamare tutti quanti, e il Crystal Palace secondo me, che invece al contrario è stata una squadra che ha cambiato poco, ha preso Meyer e ne ha preso un'altra per metro zero se non sbaglio, pagandoli comunque molto poco, però ecco dovrà non aveva bisogno di integrarsi, aveva già una sua unità di gruppo che gli ha permesso secondo me di andare molto bene in questa partita e riuscire a vincere. Comunque ve l'ho detto, non l'ho vista, quindi non ve ne sto a parlare, che magari dico delle cavolate e non ha senso. E l'altra partita è Wolverhampton contro l'Everton, partita secondo me più bella della prima giornata di Premier League, innanzitutto perché il Wolverhampton ha dimostrato di poter già competere, era una partita in casa indubbiamente, però ha dimostrato di poter competere con una squadra secondo me più blasonata e più forte ovviamente dal punto di vista qualitativo, perché l'Everton comunque ha concluso un mercato in maniera molto positiva e secondo me insomma può fare bene, ecco, in questa stagione. Io l'avevo pronosticata malissimo in realtà, 14esima posizione, 13esima non mi ricordo, però comunque dopo gli ultimi colpi secondo me si è rinforzata parecchio e potrebbe invece fare meglio, essere comunque più forte del Wolverhampton di sicuro, però Wolverhampton che non ha mollato assolutamente di un centimetro e che comunque ha dimostrato di poter stare benissimo, ha fatto comunque un buon mercato, però ha dimostrato di poter stare benissimo in questa Premier e di poter competere insomma con tutte. Diciamo che Richarlison secondo me pauroso, nel senso che adesso l'Everton ha pagato 30-40 milioni non mi ricordo, ma secondo me fra un anno o due lo vendi a 80-100 milioni, perché mi ricorda molto Bale, non so perché, però mi viene in mente il Bale quando da terzino passa esterno, da esterno fa quel che vuole, fa
2000 gol e poi va in una grande perché si merita questo grande passaggio. Richarlison è comunque molto giovane, ha tempo per crescere, deve farlo con calma, secondo me senza bruciare le tappe, per non rischiare poi di fare un salto a vuoto, ecco. Però secondo me ottime squadre, buone squadre entrambe, nel senso che comunque potranno giocarsi le loro carte. E secondo me il problema del Wolverhampton è qualche pecca difensiva, nel senso che penso anche al primo gol, che è stata un po' una cileca generale, e anche nel secondo Richarlison, secondo me troppo libero di entrare in area sull'esterno, e a quel punto, cioè, nel senso, c'è poco da fare, nel senso è chiaro che il gol rischi di prenderlo. Però davanti al contrario mi sono piaciuti molto, e quindi credo che potranno fare davvero una buona stagione, essere una delle sorprese insieme al Fulham, altra neopromossa, essere una delle sorprese, perché davvero niente male. Un'altra partita successiva è stata il Southampton contro il Burnley, che è finita 0-0. Diciamo che sono due squadre che secondo me si equivalgono a livello qualitativo, ma soprattutto il fatto del livello, oltre a livello qualitativo, cioè il fatto che comunque secondo me erano due squadre che non erano ancora al top della forma e non volevano farsi male a vicenda, nel senso l'impressione che ho avuto è stata che nonostante ci avessero avuto entrambe le squadre, un po' più il Southampton soprattutto nella seconda parte di gara, però nonostante entrambe le squadre abbiano avuto delle buone occasioni, non hanno mai diciamo voluto infilare il coltello nella piaga, nel senso che comunque non hanno mai provato con quella cattiveria a segnare effettivamente, nel senso che veramente molte occasioni, secondo me gol anche facili, gol che potevano essere buttati dentro, appunto non sono stati così, per poca cattiveria che la gente, diciamo, che i giocatori ci hanno messo. Però comunque sono squadre che si equivalgono, secondo me si salveranno in maniera molto molto tranquilla, la partita me l'ha confermato, e insomma diciamo che secondo me non si sono accontentati, io lo definisco così, una partita in cui le due squadre si sono assolutamente accontentate. E la penultima partita che analizziamo è Liverpool contro il West Ham. Allora, Liverpool secondo me è devastante, il West Ham è stato molto sfortunato perché secondo me ha preso la squadra che al momento ha più entusiasmo e la squadra che al momento potrebbe essere veramente la più grande sorpresa, nel senso secondo me andare a vincere anche la Premier. E comunque il West batte 4-0 un West Ham che comunque ricordiamo che non ha assolutamente una brutta rosa, perché ha fatto un mercato importante e secondo me può fare bene in questa stagione, arrivando anche a insidiare le posizioni per l'Europa League, quindi una squadra forte il West Ham, ma ancora molto molto più forte il Liverpool che nonostante abbia perso Emre Can, nonostante alcuni giocatori possono essere in ritardo di condizione, ammazza gli avversari, nel senso che non c'è veramente cazzi che tengano. Si è rinforzata tantissimo Alisson, Naby Keita, ragazzi, Naby Keita era ovunque in quella partita, cioè se Emre Can era il giocatore che era ovunque l'anno scorso, ora c'è Naby Keita che forse dal punto di vista qualitativo è anche meglio, serve se non sbaglio il primo assist, è sempre pericoloso, sempre pericoloso, quindi ragazzi stiamo attenti a questo Liverpool che continua comunque a mantenere il proprio score, doppietta di Sané, gol di Salah, insomma sono sempre loro che riescono a essere pericolosi in qualsiasi occasione, in qualsiasi partita, e quindi veramente ne ho visti molto molto bene, sono già in un ottimo stato di forma, sì che effettivamente a parte qualche giocatore inglese che appunto veniva magari da un ritardo di condizione, penso a Salah, penso a Mané, e sono effettivamente giocatori che sono usciti dal mondiale abbastanza presto, quindi sono aggregati presto al gruppo, però comunque secondo me potranno ancora crescere, potranno essere ancora molto più forti, e effettivamente vedremo come si comporteranno. E l'ultima partita invece è il big match forse di giornata, che è Arsenal-Manchester City, dove Manchester City ha vinto 2-0 in casa dell'Arsenal, quindi grandissimo risultato secondo me del Manchester City, che comunque dimostrano di essere ancora la squadra da battere. Arsenal che secondo me, allora, partendo dal presupposto che diciamo che dopo un ciclo così lungo di Wenger sono stati un po' sfortunati a beccare ovviamente Manchester City la prima e Chelsea la seconda, nel senso che comunque sono due squadre molto forti e secondo me avevano bisogno, comunque hanno fatto un mercato abbastanza intenso, nel senso che hanno cambiato 3-4 giocatori, quindi hanno bisogno di tempo, hanno cambiato allenatore dopo tanto tempo, quindi hanno bisogno di un po' di un periodo in cui si devono amalgamare e riuscire a creare un qualcosa di buono. Diciamo che
L'Arsenal secondo me poteva perdere molto molto di più di 2-0, nel senso che il City ha attaccato molto, è stato molto più pericoloso dell'Arsenal, anche se non sbaglio è stato pericoloso giusto in un paio di occasioni, però diciamo che se non avessero avuto Cech in porta probabilmente la partita sarebbe finita anche 4-0 secondo me, perché Cech ha fatto delle gran belle parate, è stato decisivo secondo me in questa partita, e questo evidenzia ancora un grandissimo stato di difensivo da parte dell'Arsenal, nel senso che comunque preso Socrates dietro, che è un buon difensore e secondo me potrà fare bene affiancato a Mustafi, però ancora ha bisogno di tempo, ecco, l'Arsenal è una squadra che ancora ha bisogno di tempo e potremo secondo me vedere il vero Arsenal verso ottobre, e a quel punto vedremo a che punto potrà arrivare. Diciamo che questa cosa comunque difensiva, secondo me ho notato un grande distacco fra il reparto difensivo e il reparto del centrocampo, e questo ovviamente in una squadra come il City, che è una squadra che corre molto, una squadra che ha i centrocampisti che si inseriscono molto, ha creato praticamente questo buco dove loro facevano quello che volevano. Se non fosse stato appunto per Cech avrebbero preso molti più gol, però alla fine sono arrivati 2 gol, che veramente cosa ci fai, nel senso il gol di Sterling si è saltato tutti, il gol di Bernardo Silva ha fatto un gran gol comunque uscendo dalla difesa, cosa ci fai ragazzi, non ci si poteva fare niente, e sono 2 gol minimo che l'Arsenal doveva prendere. Detto questo ragazzi, ho voluto dare questa analisi che appunto come detto prima ci sarà per tutte le giornate di Premier League e per tutte le giornate di Serie A. Vi invito a mettere mi piace per sostenere questa serie e il mio canale, vi invito poi a scrivermi nei commenti se volete aggiungere qualcosa oltre a quello che ho detto io riguardo queste partite, e vi invito infine a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Detto questo, io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.